Cristiano che arriva nella nostra postazione al Pala Giovino. Insomma, l'ho ripetuto tantissime volte, attenuanti pazzesche perché mancavano due quinti di quintetto, la reazione c'è stata, è stato un derby secondo me bellissimo a mille all'ora per certi versi, e vince la Mastria meritando, perché ha giocato una pallacanestro tutta voglia, arrivavamo al cambio allenatore. Che partita hai visto, Coach, innanzitutto? Ma sapevamo che oggi era un'impresa su tutti i punti di vista, perché al di là delle attenuanti è ovvio che quando incontri una squadra che cambia allenatore, che riesce a rimettere dentro tutti i giocatori post infortunio, che arriva rafforzata dall'arrivo di Gaetano Franco e dall'arrivo di Battaglia già da tre partite, che ha dimostrato contro Molfetta, al di là della sconfitta, di poter essere in grado di realizzare i soliti 73,4 punti di media partita, da Reggio Calabria, la prima 8, stiamo parlando sicuramente di una tentata impresa che credo abbiamo provato a portarla a termine. Sicuramente dispiace per i ragazzi, perché abbiamo dimostrato ancora una volta che sono una squadra vivissima, e ribadisco il concetto: non è semplice durante la settimana lavorare e riassettare nuovamente i ruoli di questi giocatori, dove una squadra abbastanza strutturata, dove ognuno ha i propri compiti, e oggi invece sono messi a disposizione del gruppo, dove anche a tratti della partita sono riuscito a starmi dietro nel provare a cambiare la partita in ogni modo, provando a giocare con addirittura tre lunghi e Genovese da tre, provando a giocare su situazioni di difese miste, provando ad adattare giochi forse mai giocati nei loro ruoli in alcune situazioni, e devo dire che comunque sono stati bravi, quindi oggi casa, però purtroppo il campionato è questo, e sappiamo però oggi più che mai, credo che siamo coscienti, e spero che lo siano i miei giocatori, a cui vi farò rivedere la partita, che al di là dei tanti errori che fanno parte di questa categoria e fanno parte anche del DNA di questi giocatori giovani, è giusto che bisogna dare spazio anche agli errori per farli crescere. Sento tante volte parlare di under, però poi bisogna avere il coraggio, scusami l'espressione, Giovanni, bisogna avere le palle per farli giocare. E credo che oggi ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una società che in questo momento sta puntando tanto su quello che sono anche i nostri under, e farli giocare per provare a portare un risultato. Credo che questi frutti che stiamo seminando li raccoglieremo prossimamente, sono sicuro, perché ribadisco il concetto: abbiamo dimostrato di essere vivissimi nell'arco dei 40 minuti. Ovvio che degli episodi cambiano la partita. L'episodio chiave che ha cambiato la partita è fatto sì che Catanzaro andasse più 16 con un parziale di 7-0 in un minuto è stato il canestro di Andefol sbagliato da solo, dopo che abbiamo lavorato bene e lasciato lì, che può accadere durante una partita, ma è capitato in quel momento, nel momento in cui ovviamente il ragazzo si è un attimino innervosito e ha commesso subito un fallo difensivo dall'altro lato, ha fatto crollare quello che stavamo facendo di buono in quel momento. Da un potenziale meno 3 siamo andati subito a meno 7, e poi è stato un break immediato, dettato anche spesso dall'inesperienza dei più giovani. Però purtroppo questa è la pallacanestro, questa è la Serie B, e queste sono le squadre giovani altalenanti, che però alla fine dimostrano di giocarsi la partita fino all'ultima azione, avendo il tiro da tre punti a disposizione e i tiri liberi per far canestro. Abbiamo dimostrato di prendere tanti falli, cioè credo che abbiamo fatto tanti passi avanti anche oggi. Nel pre-gara ci siamo scambiati una fotografia di un bel po' di anni fa, quando io ero in mezzo a tanti under, però da allenatore che ne hai visti under, mi vuoi dare un tuo commento su Gabriele Petronella, che in difesa, l'ho anche detto, sembrava un boxer vecchia maniera, veramente un toro. In attacco è stato decisivo questo ragazzo. In attacco è stato decisivo perché, come ribadisco sempre, se tu lavori benissimo dal punto di vista difensivo e con aggressività, così come
ha dimostrato Petronella già dalla prima partita, perché l'ha dimostrato già in Supercoppa, di essere un giocatore rognoso dal punto di vista difensivo, abbastanza fisico, in grado di mettere in difficoltà credo chiunque in questo campionato difensivamente. Quando arrivi dall'altro lato, se non hai delle responsabilità, sei più libero mentalmente, e quei canestri, anche se non è un giocatore come lo chiamiamo noi tecnicamente da palm up, ovvero un giocatore da close out aggressivo, è ovvio che si è messo con i piedi per terra, fa canestro, come è normale che lo sia per tutti. Sicuramente l'aspetto mentale stasera per lui e la fiducia data da coach Dunno è stata ripagata il fatto di partire in quintetto, avere la possibilità subito di essere aggressivo difensivamente per metterci in difficoltà, e poi sicuramente nella parte in cui l'hanno trovato con i piedi per terra si è fatto trovare pronto, è stato bravissimo. Grazie mille Domenico. Grazie a voi.